Perché Poliservice, al di là di essere un'azienda che fa raccolta di rifiuti, ma deve essere anche un'azienda che dà verso l'esterno quel segnale per cercare di migliorare quello che è il discorso dell'ambiente. Siamo partiti con questa nuova avventura, ringraziando anche gli uffici, perché io appena mi sono insediato ho visto che all'interno dell'ente c'era una grande volontà per cercare di trovare quelle soluzioni che potevano dare, diciamo, un gap migliore alla società. E quindi ci siamo messi subito a lavorare. Al di là del discorso che siamo arrivati a distanza stretti perché la mia nomina è avvenuta a febbraio, quindi, però abbiamo cercato in tutti i modi di voler trovare questa soluzione e che oggi si è concretizzata con il discorso Polinemo. Questa è la prima di una lunga serie, perché noi vogliamo che il lungomare tra Tortoreto e Martinsuro, quindi l'isola di Teramano, diventi proprio un sito di sculture. Cioè, questa alla fine è sì una raccolta, cioè una struttura che raccoglie la plastica, ma nello stesso tempo è una scultura che viene messa a disposizione dei cittadini per poter migliorare quelle che sono le condizioni della raccolta della plastica. Plastica che è l'elemento essenziale in primis che sul nostro territorio va a creare le maggiori difficoltà relativamente all'inquinamento ambientale. Quindi noi abbiamo voluto dare questa risposta, e la risposta che deve passare per il tramite anche dei bambini, perché il nome Polinemo è stato coniato, ripeto, con i nostri collaboratori all'interno della struttura, ed è quello che è Poliservice e unita a quello che era il pesciolino Nemo che abbiamo tutti amato insieme ai nostri figli, e quindi è quel benevolo pesciolino che sempre col sorriso cercava, insomma, di mettere tutti d'accordo, ed è questo il segnale che noi vogliamo far passare con questa struttura.